L'osservatorio è una realtà ormai permanente che è nata nel 2013 presso il Digilab, che è un centro interdipartimentale della Sapienza, con la partnership dei principali editori televisivi che operano nel mercato italiano. È importante questa sinergia tra università e mercato, soprattutto di fronte a fenomeni come quello che stiamo osservando, che sono di grande transizione, di grande sfida, e quindi il contributo incrociato di queste due anime che si occupano appunto della televisione e delle audience è decisivo. Il nostro convegno ha nel titolo La nuova centralità televisiva. È una centralità fatta di tanti schermi, di tanti diversi significati e piaceri che vengono assegnati ai contenuti, di una estrema personalizzazione del consumo, ma anche di una capacità di condividere, di far circolare le proprie impressioni, le proprie sensazioni, i contenuti che si piacciono attraverso le tecnologie di rete. È una centralità radicalmente differente da quella del passato, molto più frammentata, ma molto più legata alla singola prospettiva autonoma delle persone, ma la televisione mantiene la sua importanza e la sua centralità. Per Rai la centralità televisiva è la centralità del contenuto che passa oggi attraverso la televisione, ma non solo attraverso il mezzo televisivo, ma anche attraverso altri mezzi, altre piattaforme. L'area svolge attività di metadatazione, digitalizzazione, cura e conservazione dei patrimoni culturali e del patrimonio della ricerca scientifica. Parte integrante dell'area Digital Curation è il progetto di SDL, Sapienza Digital Library, è un progetto frutto della collaborazione tra il consorzio interuniversitario Cineca, Digilab e il sistema bibliotecario della Sapienza. Il primo tassello di questo intervento è stato l'adozione di una piattaforma Code XML Digital Library per la creazione di un Digital Global Archive in grado di gestire, conservare e far fruire risorse digitali culturali. Nel laboratorio di digitalizzazione e metadatazione si acquisiscono risorse analogiche in formati non compressi, con la possibilità di intervenire mediante strumenti e software per la correzione di imperfezioni dovute alle fonti. Il laboratorio è fornito di scanner ad alte prestazioni tecnologiche. Dal master in alta definizione creiamo la descrizione analitica e la metadatazione degli oggetti secondo gli standard internazionali. Questo laboratorio costituisce una preziosa risorsa per la didattica e la formazione per la Digital Curation. La volta in cui ho avuto notizie di Robert fu quando mi chiamò nel giugno del 2013 da Urbania. Lui mi raccontò della scoperta di alcuni video e della strana scomparsa di alberi da frutto. Thank you.
quella fu l'ultima volta in cui ebbi sue notizie.4-1 prima. Nel 1981 io volevo salvare i boschi, mio padre voleva fare una scuola di teatro, abbiamo trovato una mediazione, abbiamo fatto Alcatraz, comprando un sacco di boschi, evitandone il taglio. Pensate che ci sono circa 2000 tipi di alberi diversi in questo bosco. Siamo diventati la prima impresa culturale italiana, credo, a controbilanciare il danno ecologico come emissioni di CO2 per i trasporti, i viaggi, la produzione, il riscaldamento, eccetera, eccetera, con boschi salvati e alberi piantati. Abbiamo cercato di costruire tutto con legni. Questi, per esempio, appunto, sono conifere. E querce che sono state usate. Andiamo. La grande quercia, gloria dell'imperatore, sta crollando. Adesso andiamo giù qui, perché qui c'è una cosa eccezionale. Da qui all'altra parte c'è una grande arcata, un grande arco. E questo ha la struttura di un bacino da teatro e poi c'è un declivio sul quale ci si può quando in questa stagione, per esempio, quando si tagliano questi arbusti, ci si può sedere tutti quanti in 5.000 addirittura. E qui avvenivano sicuramente i riti, i giochi, gli spettacoli, i grandi momenti della collettività di tutta la valle. Questi qui sono tutti tubi d'acciaio che vanno in testa. Sì. Poi al centro ho bisogno di due raggiere così, per questo livello e per questo livello. L'hai già fatto, quindi? Sta realizzando il fabbro. Sì. E poi questi qui sono tutti i ferri che vanno... Io c'avevo una nonna pazza che allevava gatti di pezza, abitava su una terrazza e dormiva in una tinozza, arriva al mare, si mangiava solo le cozze coltivate nell'acqua nera e non si beccava mai.